nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi, glorifichi Dio a questo riguardo. Parole come queste provocano in me qualche perplessità. Non capisco immediatamente il mettere sullo stesso piano l'omicidio, il furto e l'essere disonesto con l'impicciarsi degli affari altrui. Non so voi, ma io mi sento un po' destabilizzata. Cosa mai vorrà significare questa cosa? Il versetto successivo è abbastanza chiaro da comprendere, un po' meno da accettare di applicarlo nella nostra realtà però. Ma è per me più faticoso comprendere che significa per Dio impicciarsi dei fatti altrui, immischiarsi in faccende che non ci riguardano. Il commentatore biblico John MacArthur commenta questo versetto in questo modo. Come regola generale, il credente che vive in un ambito culturale non cristiano è chiamato a svolgere il proprio lavoro fedelmente, a esaltare Gesù e a vivere una vita virtuosa piuttosto che creare e cercare di rovesciare o sconvolgere la cultura nella quale è inserito. Paolo stesso raccomanda similmente il cristiano e sottolinea che spesso si perde tempo in cose futili o poco importanti. Invita inoltre Timoteo a pregare per le persone che non seguono gli insegnamenti divini, piuttosto che puntare contro il dito. Il rischio di coloro che conoscono la verità è quello di sentirsi superiori ad altri, mostrandosi indiscreti, zelanti, ma allo stesso tempo invadenti, rendendosi perciò insopportabili. Capiamo dunque che riprendere e mettere in risalto gli errori degli altri è controproducente se la nostra intenzione è veramente quella di portare le persone a Cristo. Oggi, quindi, nella nostra preghiera, chiediamo a Dio: apri la nostra mente affinché i suoi insegnamenti vengano non solo compresi, ma anche messi in pratica. Insegnaci ad emettere dei suoni solo quando tu ritieni che sia il momento adatto e solo nel modo in cui vuoi tu. Solo così il nostro parlare, il nostro vivere sarà gradevole melodia per ogni orecchio che ci sta cercando. E che ti sta cercando. Buona giornata a tutti.